Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. È vero che non carico video da un bel po', mi sembra che l'ultimo sia stato quello del Disaster Dragon. Tuttavia l'università mi ha tenuto parecchio, e dico parecchio impegnato, in particolare la redazione giornalistica. Immaginate che devo scrivere articoli tutti i giorni, tranne il sabato e la domenica. Vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate appunto il link della pagina Facebook della redazione e vi chiedo di andare a mettere un piccolo mi piace, non vi costa nulla e mi farebbe veramente molto molto piacere. E inoltre anche il sito ufficiale della redazione, appunto. Sulla pagina e sul sito troverete tutte le news riguardanti il modo videoludico, recensioni e roba così. Quindi, se siete videogiocatori, vi consiglierei di passarci. Comunque sia, passando all'argomento del video. Alcuni di voi su Facebook, nei commenti su YouTube, ma anche sotto video dei miei colleghi, diciamo così, chiedevano consigli su come incominciare la carriera di YouTuber, che video caricare, roba così. Ebbene, in questo video cercherò di aiutarvi dandovi alcuni consigli, soprattutto in base alle mie esperienze e conoscenze. Prima di aprire un canale, però, secondo me, necessitate di due requisiti fondamentali, diciamo così. Innanzitutto una certa conoscenza del gioco, ossia, non dico conoscere tutti i ruling di sto mondo, però determinati ruling e ovviamente le regole base del gioco. Come ad esempio conoscere le spell speed delle carte 1, 2 e 3. Esempio, Loppo evoca Stardust, io faccio Warning, poi Loppo vuole fare Call of Daunted su Stardust. Bene, non può, il perché dovreste saperlo, quindi se non lo sapete andatevi a informare. Il secondo requisito, che secondo me è parte, è, anzi è buona parte di successo di ogni YouTuber, ma anche di qualsiasi altro YouTuber, è la costanza, ossia caricare fisso a settimana un tot di video. Se volete crescere, vi consiglierei di farne almeno 2 o 3. Fra i vari utenti che mi hanno contattato e mi hanno scritto, molti iniziavano a fare video, ne facevano 2 o 3 e finiva lì. Quindi cercate di capire cosa intendo dire. Inoltre, vi ricordo che rispetto a prima, magari qualche anno fa, il pubblico di oggi è molto ma molto più esigente. Starò lì a guardare il vostro canale, dice oh cazzo, quando carica il video, quando carica il video, e si incazza. E io in un certo senso sono vittima di questo, sono stato inattivo 1 anno per motivi miei, e diciamo, quando sono ritornato ho dovuto letteralmente cominciare da zero, la community era cambiata, non c'era quasi nessuno delle persone che conoscevo, quindi era veramente un mare in tempesta per me, tuttavia sto cercando di farmi spazio. È anche vero però che per impegni universitari non potrò fare 2 o 3 video a settimana, ma penso più 1 o 2. E alla fine del video vi dirò alcune cose riguardo i progetti futuri del canale. Fatte queste premesse, cominciamo con i consigli, iniziando proprio dalle radici, ossia la registrazione su YouTube e il vostro nick che vi accompagnerà per il corso della carriera, diciamo così. Allora, io vi suggerirei di scegliere un nome originale. Ora potreste ovviamente dire, ma Stardust tu ti chiami come il nome di una carta. È vero, questo è assolutamente vero, però ero piccolo, ero patito dello Stardust Dragon, diciamo così, però diciamo il mio vero nickname è Destiny, tanto è vero che lo uso anche nella redazione, sono diciamo famoso, sono conosciuto, ecco, diciamo così, sono conosciuto con il nome di Destiny all'interno dell'università. Quindi il mio consiglio è scegliere un nome unico che vi faccia distinguere dal resto, ecco. So che è una cosa cretina, ma è un fattore sempre da considerare. Passiamo ora invece a una cosa più secondaria, possiamo dire anche opzionale, ossia l'estetica del canale. In che senso? Immagine, banner, che cos'è il banner? Sarebbe quell'immagine lunga a fianco appunto all'immagine del profilo YouTube, l'intro e le miniature. Per quanto riguarda le prime tre cose citate, ossia banner, immagine e intro, potete pensarci su anche verso i 400-500 iscritti, non è assolutamente urgente. Diciamo che la stessa cosa vale anche con le miniature, ma se scegliete di adottarle prima è tanto di guadagnato, in quanto una buona miniatura può attrarre appunto l'utente, il visitatore. Può attirare, non attrarre. Comunque sia, vi consiglierei di considerare tutte le cose quando avrete raggiunto un traguardo più alto. Punto 3, il modo di fare il video, lo stile con cui fare il video. Sicuramente molti di voi avranno come idolo uno YouTuber e vorrebbero inseguire le sue orme, appunto, creando un canale e atteggiandosi come lui. Però io vi chiedo, che senso ha? Mi spiego. Se devo vedere una persona che imita un'altra nei video, perché guardare questa quando c'è l'originale? Dal mio punto di vista, nei video dovreste essere così come siete nella realtà, tranquilli, presentarvi per quello che siete
e creare il vostro personaggio. Per esempio, il mio personaggio si presenta con una maschera da volto quasi sconosciuto, però la personalità che ha è la mia, cioè quella di Destiny. Diciamo così, se Stardust è coglione, è perché Destiny è un coglione. Semplice. Ora, non è che voglio vedere 3.000 YouTubers tutti con la maschera, eh sì, Stardust ha la maschera, quindi ce la mettiamo anche noi, perché potrebbe dare, in un certo senso, fastidio anche all'originale. Non ha senso fare delle copie, ecco. Quindi rimanete voi stessi. Che video fare? I video che solitamente uno YouTuber carica sono deck profile, vlog, che vi suggerirei di fare più in là, e unboxing. Se volete aumentare abbastanza velocemente di iscritti, dovreste abusare delle unboxing, ossia delle aperture di pack, deck e roba varia, queste cose qui, insomma. E innanzitutto cercare di interagire con gli iscritti, il che non è molto semplice. Io ci provo, però non vedo grandi risultati. Almeno credo, forse sono io che sono pessimista. Un altro elemento fondamentale che vi suggerirei di sfruttare al massimo sono le collaborazioni con altri canali, e in particolare con utenti con numero di iscritti simile al vostro. Ovviamente potete chiedere favori anche a utenti più grandi, ma non siate insistenti. Facendo un esempio. Vuoi fare un duello, 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 ci sei per un duello, caro? No, perché così sareste veramente assillanti e pesanti. Non voglio essere cattivo, però metto in luce ciò che è la realtà. Un'idea carina, tuttavia, sarebbe fare un'intervista agli utenti più grandi, magari chiedere come ha iniziato a fare video, perché gioca a Yugi, come ha conosciuto Yugi, insomma, queste domandine qui. Altra cosa, fare iscritto ricambio è giusto? Nì, se lo si fa poche volte agli inizi, va benissimo, assolutamente, fatelo con utenti del vostro stesso calibro, però per poche volte, tipo massimo 10. Se esagerate, infatti, non va assolutamente bene, perché potreste anche ritrovarvi con un canale di 3.000 iscritti, dicendo così, ipotizzando, ma con 30 persone attive, quindi non è una bella cosa da vedere. Ultimo consiglio che al momento mi viene sono i titoli, ossia usare titoli in grado di incuriosire la gente, ma non dovete assolutamente scrivere titoli falsi che non c'entrano nulla con il video, mi raccomando. Esempio, proponiamo la Minerva. Io per esempio scrivo nel titolo del video: Minerva uscirà in Bosh, in Breaker of Shadows. No, 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 non fatelo mai. Mai, 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 perché poi se vi arrivano i dislike sono più che giustificati. Tuttavia, se per esempio ipotizziamo che nessuno conosceva Minerva dell'esistenza del fatto che deve uscire, che doveva uscire roba così, scriviamo Minerva è stata annunciata, va benissimo, perché poi nel video andrete a dire Minerva è stata annunciata come YCS card, va benissimo, poi vabbè ci saranno le lamentele, perché come YCS card potevano farla in questa espansione, quello vabbè è un'altra cosa, lasciamo stare. Prima di annunciarvi la notizia che vi avevo citato a inizio video, che vi avevo detto a inizio video se ricordate, vi chiedo di nuovo gentilmente di passare da VMag, la mia redazione giornalistica, e anche dalla mia pagina Facebook per qualsiasi news del canale, e se siete appassionati di Call of Duty vi chiedo anche di passare dal canale di Bozeman, che appunto tratta di COD, metto sempre il link qui sotto, e fareste un favore sia a me che a lui, ecco. Tornando alla notizia che vi dovevo dire, stavo pensando di inaugurare una nuova rubrica. Nella community sono famoso per il fatto di essere molto ma molto sfigato, sia in gioco ma anche nelle aperture. Ed è per questo che ho deciso di aprire questa rubrica chiamata Stardust vs Monopack, non so che cazzo ho detto, comunque sia. Come si intuisce dal titolo, una o due volte al mese prenderò un pack di qualcosa. Un'espansione, penso più delle ultime. Penso che inizierò o questo dicembre o a gennaio. E appunto testerò la mia sfiga facendoci un video con questo monopack. Quindi in questa maniera posso fare contento anche chi voleva gli unboxing dal canale. E ok, siamo tutti felici. Mi auguro che il video vi sia piaciuto e soprattutto vi sia stato utile. Lasciatemi piace, un commento con magari domande su qualcosa che non ho detto appunto nel video. Iscrivetevi al canale, passate dalle pagine Facebook che vi ho citato. E arrivederci al prossimo video.